Ben ritrovati a questa seconda parte di Fatti e Commenti. Guardiamo ancora insieme le notizie pubblicate dai quotidiani online della Regione Marche e del nostro territorio. C'è un'ultima ora da UTVRS, il quotidiano online del nostro gruppo editoriale. Dramma in spiaggia, un turista è morto annegato, è accaduto a Pesaro, l'uomo aveva 71 anni, è accaduto alla foce della Genica. È stato avvistato in acqua non lontano dalla riva, sembrava avere qualche difficoltà per via delle correnti marine. Era stata la bandiera rossa in quel periodo a causa del forte vento e del mare mosso. Il bagnante stava annaspando, non riusciva a tornare a riva. Il bagnino non ha perso tempo, immediatamente è scattata la catena dei soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 hanno poi tentato di rianimare l'uomo, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Andiamo a dare uno sguardo agli altri quotidiani online del nostro territorio. Ci spostiamo in realtà al sito della Regione Marche, perché oggi è un importante giorno per Tavuglia. È tutto pronto infatti per un grande evento che si tiene questa sera. Sono attese migliaia di persone per consegnare le chiavi della città di Tavuglia a Valentino Rossi. Il tutto è organizzato dall'amministrazione comunale con il sostegno della Regione. L'evento si svolgerà in piazza Dante Alighieri sotto le mura medievali del paese. Una giornata definita storica dalla sindaca Francesca Paolucci. Il tutto è iniziato questo pomeriggio alle 17 con tanta musica. Alle 20:30 tutta l'iniziativa verrà trasmessa in diretta. Presentiamo questa iniziativa che definire regionale è riduttivo, ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli nel corso di una conferenza stampa. Sarà un evento internazionale, una grande festa per sancire ancora una volta lo stretto legame tra questo straordinario campione, Valentino Rossi, che rende orgogliose tutte le Marche e la sua città. Un ringraziamento al sindaco e alla sua giunta per l'enorme sforzo organizzativo, ovviamente. Ci spostiamo, diamo uno sguardo ad un'altra testata, vediamo cosa ci dice il Resto del Carlino. Questa è una notizia che parla di sanità, molto interessante. Un pacemaker senza fili è stato installato ad un uomo del territorio ascolano, un pacemaker che ha dato la possibilità di tornare a nuova vita a un uomo di 53 anni. Il tutto è stato ovviamente portato avanti dall'eccellenza del nostro territorio, il settore cardiologia dell'ospedale Mazzoni. Direi di tornare, anzi di presentare il nostro ospite di oggi, che è il presidente di Smart Piceno, Pietro Colonnella. Benvenuto. Grazie. Dunque, Smart Piceno si occupa di tante cose che riguardano il nostro territorio. Cosa state portando avanti in questo periodo? Ma noi siamo un'associazione che coniuga le nuove tecnologie smart con un nome antico, il nome del Piceno, che è un territorio di grande rilievo storico, culturale, un popolo antico, il Piceno, che ha costruito un'identità italica prima di Roma, quindi a partire da 2000 anni fa, ma coniugato anche con la modernità, quindi smart, smart in tutti i campi, nel campo delle istituzioni, della cultura, del turismo, delle infrastrutture, e quindi stiamo lavorando con questa associazione per valorizzare il nostro territorio. Il nostro è un territorio che ha mille valenze e potrebbe ulteriormente crescere grazie alle straordinarietà che ha. Lei è stato
più volte presidente della provincia di Ascoli Piceno, come trova cambiato il nostro territorio negli ultimi anni? Ovviamente sappiamo di aver avuto tantissime tragedie, purtroppo ce l'abbiamo fatta a superarle almeno in parte, per il resto cosa è cambiato? Io penso che ci sia una linea complessiva di crescita, un territorio che ha ancora valori antichi, è riuscito ad entrare nella modernità nel 2000. Io sono stato proprio al cavallo tra il 95 e il 2005, quindi al cavallo del 2000. Le nuove tecnologie hanno cambiato profondamente il modo di vivere, di lavorare, il modo di essere delle persone, delle istituzioni. Vedo complessivamente che il territorio è cresciuto, ci sono ancora tante criticità, il tema del lavoro è un tema ancora da risolvere, diciamo, più positivamente, nel senso che abbiamo delle eccellenze, ma ci sono tanti giovani che vanno all'università fuori e poi rimangono a Bologna, a Milano, a Roma o all'estero. Bisognerebbe costruire un nuovo Piceno che partendo dalle eccellenze che pur ci sono riesca a dare un futuro anche ai giovani più qualificati, ai laureati, a tante persone che invece vedono la prospettiva solo nelle grandi metropoli o in altre nazioni. Io penso che nella globalizzazione il territorio può mantenere, può avere una sua specificità e una sua particolarità, un suo valore. Quindi coniugare il territorio alla globalizzazione non è facile, bisogna lavorare di più su questo e le nuove tecnologie ci possono aiutare in questo senso, perché le nuove tecnologie con lo smart working o con altri sistemi permettono di annullare le distanze, per cui non è il destino ineluttabile andare tutti a vivere nelle grandi città e nei grandi centri. Ci può essere anche un futuro per il territorio, anche un futuro per i territori provinciali e per i comuni. Non è facile, ma su questo bisogna lavorare. Ecco, voi come Smart Piceno state portando avanti anche il discorso della digitalizzazione e di tutto ciò che concerne appunto le nuove tecnologie. Dunque le infrastrutture digitali restano sempre uno degli obiettivi principali? Sì, resta sempre. L'infrastruttura digitale, le nuove tecnologie sono decisive. Adesso c'è anche l'introduzione dell'intelligenza artificiale, quindi anche una trasformazione profonda. Io penso che anche le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale ha bisogno dell'intelligenza naturale, ovviamente, ma c'è le autostrade informatiche sono sicuramente decisive per costruire un futuro di sviluppo dei nostri territori. Noi abbiamo dei tesori straordinari, abbiamo una costa, l'abbiamo visto anche quest'anno, nonostante le difficoltà, ma ci sono tante persone che continuano ad arrivare sulla nostra costa, nella Riviera delle Palme, che continua ad arrivare nei nostri centri storici. Qualche decennio fa ancora non c'era un turismo così forte nei centri storici, Ascoli ancora era poco scoperta, poco conosciuta, negli ultimi vent'anni ha subito un processo di crescita fortissimo, parlo di Ascoli ma anche delle altre città delle Marche, il turismo culturale è diventato un asset importante per lo sviluppo e poi abbiamo due parchi nazionali, il Parco Nazionale della Laga dei Sibillini e della Laga Gran Sasso dei Sibillini, è l'unica provincia d'Europa che ha
d'Italia e d'Europa che ha ben due parchi nazionali, quindi mettere insieme la costa, l'entroterra con le città d'arte e la montagna così di qualità e costituisce un'offerta anche turistica importante per tante persone, anche provenienti da fuori. Il tema sarà continuare a lavorare affinché non ci sia solo l'affollamento estivo, ma questo asset e queste qualità possano attrarre turismo e investimenti anche nei mesi invernali durante l'anno, diciamo. Passare da un turismo della stagione estiva a un turismo di tutte le stagioni e oltre il turismo anche la qualità della vita permette un'attrattività di investimenti, sia per investimenti immobiliari, ma io spero anche produttivi e industriali, di tante persone che preferiscono magari venire a lavorare, a vivere qui, piuttosto che rimanere nelle grandi città. Ecco, le autostrade digitali, la facilità delle comunicazioni, l'intelligenza artificiale sicuramente può aiutare in questo senso. Fare un passo avanti in questa direzione. Torneremo a parlare anche di autostrade fra poco. Intanto abbiamo visto c'è una nuova notizia, questa viene dal quotidiano sportivo Ascoli, parliamo di calcio bianconero, verso la festa per i 125 anni, quindi un compleanno davvero importante per la città di Ascoli. Infatti il quotidiano sportivo scrive: festeggiare 125 anni non è uno scherzo, fervono i preparativi per la grande rimpatriata bianconera programmata per domenica prossima allo stadio del Duca a partire dalle ore 15. Saranno davvero tanti gloriosi nomi del passato ad aver voluto rispondere presente alla chiamata. Tutti potranno tornare a condividere ancora una volta un bene popolare comune chiamato Ascoli Calcio. Ad indossare gli scarpini potrebbe esserci anche l'ex Domenico Meco Agostini, poi abbiamo saputo ci sarà anche Walter Casagrande e tanti altri. Gli ex calciatori del passato bianconero scenderanno in campo per una partita, poi ci saranno tantissimi appuntamenti. L'idea avuta dai tifosi bianconeri per festeggiare appunto questo compleanno importante. Non mancheranno i ricordi di due grandi del passato, appunto sono stati ovviamente Costantino Rozzi e il compianto Mazzone. Diamo uno sguardo, vediamo se ci sono altre notizie, altri aggiornamenti. Mi faccia dire una cosa su questa. Sì, prego. Su questa. Nella di recente la scomparsa di Mazzone è la dimostrazione che due personalità con la loro forte passione, come Costantino Rozzi e come Mazzone, sono riusciti a portare la provincia all'attenzione nazionale e internazionale. Sono stati i primi passi. Ricordo per il nostro territorio. Quando ero presidente della provincia ebbi un incontro per promuovere il territorio con il presidente della Repubblica di Malta, il quale mi ha detto che conosceva Rozzi attraverso, aveva conosciuto perché già era mancato da un anno, ma aveva conosciuto negli anni precedenti l'Ascoli attraverso Rozzi che partecipava al processo del lunedì. Anche a Malta era famoso Rozzi, per il presidente Rozzi, per il processo del lunedì. È la dimostrazione che quando c'è impegno e passione anche la provincia può sfidare e può vincere le multinazionali del calcio, e questo è l'insegnamento che viene da due personalità come questa, e quindi è una festa meritata come quella che lei ha annunciato.
Assolutamente, torniamo ad un argomento che interessa molto da vicino anche Smart Piceno. Ancora un incidente sull'autostrada A14, questa volta nei pressi di Marotta, un camion in sosta nell'area di servizio è stato distrutto dal fuoco, i vigili sono intervenuti in A14 appunto vicino Senigallia in corsia sud, causa dell'incendio l'autocarro che si trovava nell'area di servizio, la squadra ed i colleghi di Fano, dei vigili del fuoco ovviamente, sono intervenuti con 4 autobotti provvedendo a spegnere le fiamme. Per fortuna non ci sono state altre autovetture coinvolte, sul posto anche la polizia autostradale. È fondamentale la terza corsia su questa A14. Sono fondamentali le infrastrutture digitali, però sono fondamentali anche le infrastrutture fisiche. Voi state in particolare questa della terza corsia dell'autostrada. Il problema dell'autostrada è un grave problema, perché a sud di Porto Sant'Elpidio noi abbiamo un imbuto nel corridoio adriatico, cioè da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto c'è un vero e proprio imbuto, una vera e propria strozzatura che blocca il corridoio adriatico con il più alto indice di incidenti e purtroppo di vittime di tutta la rete autostradale italiana. Allora noi abbiamo ancora una petizione in corso, stiamo raggiungendo online, siamo prossimi alle 1000 firme e ne abbiamo raccolte già 5000 cartacee, ma stiamo puntando anche sull'online. Quindi chi volesse va sul sito www.smartpiceno.it e può firmare, perché il tema dell'ammodernamento dell'autostrada A14 nel tratto Porto Sant'Elpidio San Benedetto è fondamentale, anche fino almeno fino all'attacco da Giulianova per l'autostrada per Roma. Altrimenti rimane questo imbuto con questa pericolosità e questo grande numero di incidenti che si verificano, come diceva lei, pressoché quotidianamente. Ci sono varie ipotesi, c'è anche chi propone un arretramento totale, eccetera. Io ritengo, dalla mia esperienza, che intanto questa della terza corsia potrebbe essere nel giro di qualche anno concretamente realizzabile. L'ipotesi di un arretramento più generalizzato ha un costo e tempi di realizzazione francamente molto lunghi, anche se se ne può discutere. Comunque, o l'uno o l'altra soluzione, la società Autostrada, il governo, il Parlamento, le autorità, le istituzioni devono assumere questo problema, perché appunto questo imbuto del corridoio adriatico va eliminato se vogliamo, altrimenti molti turisti preferiscono arrivare fino al Conero, fino ad Ancona e non andare più giù. In futuro non escludo invece anche la costruzione di una ferrovia dell'alta velocità adriatica arretrata, questa sì, è un'ipotesi sulla quale la stessa Unione Europea ha cominciato a ragionare negli anni scorsi, fa parte delle grandi strategie possibili. Non è detto che l'alta velocità si debba fare solo nel corridoio tirrenico, anche il corridoio adriatico ha una valenza fondamentale per il turismo, per la crescita, per lo sviluppo. Abbiamo visto che da quando il Tirreno ha fatto l'alta velocità ha avuto un indice di sviluppo doppio rispetto a quello adriatico. Quello adriatico prima era superiore come ritmo di crescita, vuol dire che un'infrastruttura che ha portato molto dinamismo, e quindi anche l'Adriatico avrebbe diritto tra Bologna e Taranto di vedere un'autostrada. Ripeto, è un progetto più a lungo periodo, però vogliamo costruire anche il futuro per i nostri figli. La terza corsia invece la vedo necessaria qui ed ora, se vogliamo davvero risolvere questo problema sia della sicurezza ma anche dello sviluppo dei nostri territori.
Per portare avanti questo progetto quante firme occorrerebbero? No, le firme sono una sollecitazione, non è che bisogna firmare con la carta d'identità, bisogna mettere online il proprio nome, eccetera, quindi non è una petizione che ha una valenza istituzionale, però noi consegneremo queste firme alle istituzioni affinché ne tengano conto, perché vuol dire appunto la richiesta del territorio affinché tutte le istituzioni, a partire da quelle nazionali, la società autostrada, le due regioni, eccetera, prendano in mano questa soluzione. D'altronde lei si riferiva anche ai miei precedenti incarichi istituzionali, è stato faticoso realizzare il casello di Grottammare, il casello di Porto Sant'Elpidio, il traforo di Forche Canapine, il traforo di Croce Casale, però c'è stato un impegno negli anni, andando tutti i giorni a sollecitare a Roma, eccetera, siamo riusciti a realizzare in qualche anno due, tre o quattro infrastrutture che oggi sono fondamentali. Cosa sarebbe ancora il nostro territorio senza il casello di Grottammare o senza Porto Sant'Elpidio? Sono diciamo realizzazioni relativamente recenti. Il traforo di Croce Casale vuol dire che quando c'è la spinta di un territorio, in quel caso la nostra era la provincia che premeva, poi anche le istituzioni di solito anche superiori si mobilitano. E poi ovviamente il bene del territorio non ha colori politici, bisogna lavorare tutti insieme per il bene del paese, del nostro territorio. Le battaglie non hanno colore politico, c'è una unità, io ho fatto una consulta allora interistituzionale del Piceno con tutte le forze dentro, tutte le istituzioni e tutte le forze indipendentemente diciamo dai colori e dalle propensioni politiche, perché il territorio deve essere unito se vuole ottenere un risultato, ma penso che questa condizione si possa verificare anche oggi per ottenere questo risultato per la terza corsia. Grazie Presidente per essere stato con noi, per aver accettato Grazie il nostro invito. Grazie a voi per questa possibilità. Grazie, torneremo a parlare di questi argomenti molto interessanti sicuramente nelle prossime edizioni. Intanto Fatti e Commenti di oggi termina qui, vi ringraziamo per aver seguito la nostra trasmissione e un saluto e buon proseguimento con i programmi di TVRS.